tanto spazio dedicato alla sessualità, in questo caso alla sessualità delle persone un po' più avanti con gli anni, non vogliamo chiamarli sì. anziani, perché poi non è nonni. Detto che lo siano, esatto, i nonni. Ma poi sembra quasi però che anziani sia un termine che noi usiamo in maniera negativa, sì. cioè è così, certo. possiamo anche chiamarli in qualche altra maniera, ma anziani sono, siamo. Sì, quindi, sì, sì, no, dire... però dottoressa non è detto che tutti i nonni siano anziani, nel senso che uno dice... pronuncia la parola nonno, però poi se andiamo a vedere ci sono anche tanti nonni che hanno 50 anni, 45 anni. Sì, difficile. Sì, però insomma può pochi, capitare. Ad oggi. Molto pochi. Sì. Molto anzi, pochi. Adesso col fatto che i figli si fanno molto in là, sì. Beh, insomma, vi parla una che è nonna da pochi mesi con un bambino, mio figlio è un bambino di 5-6 mesi, e il più grande è quello che sta dalle Filippine, per cui... ma non lo sapevo, ha fatto un bambino! Sì, ha fatto un bambino! Beh, quindi auguri. È diventata nonna! Si chiama Paolo! Ah, si chiama Paolo sì. il bambino? Sì, si chiama Paolo. Oh, che dire, bello. Sì, molto carino. Un maschietto, sì, sì, sì. bene, che carino. Io no, sono forse... maschi, eh. Sì, infatti sì, no, ci voleva la nipotina femmina, ma magari arriverà, eh. Perché se no? Se ne sono altri due, magari gli altri due lo faranno. Ma sì, assolutamente. Sì, saranno già all'opera. Ma quanto ha? Sei mesi? Ah, beh, quello... a 6 mesi, sì, è nato in marzo. Ma come Rachele, che giorno di preciso? Come me anche. È nato il 4 marzo. Ah, il 4, ah. Che bello, come, sì. come? Come Lucio Dalla, come Lucio Battisti, pure sono nati. Beh, il 4 io marzo. Io sono anch'io una vieta, sono nata il 25. Veramente? E ho un altro figlio che è nato il 29, sì. Ma dottoressa, anch'io sono nato il 25. Però il 4 marzo, come Rachele, che è nata sì. il 19, sono pesci. Sì. Loro sono pesci, sono ancora pesci, se mentre io che sono nato peraltro mio figlio è 29 siamo arieti. Ma si vede sì. che lei ha la tempra dell'ariete, un po' come il toro, eh. Io sono toro, abbiamo più o meno la stessa tempra. Però veniamo a noi. Ecco. Veniamo certo. ai nonni, che sono una figura davvero molto importante, fondamentale nelle vite dei genitori. È la festa dei nonni. Esatto, e noi li vogliamo festeggiare un po' in anticipo. Poi sui nostri social, quelli di Radio Cusano Campus, su Instagram troverete anche un video divertente che abbiamo realizzato noi in occasione della festa dei nonni. Tanti auguri a tutti i nonni. Aspetta, ho capito, ma io sono anche il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Nonni. Oh, che bello, bel riconoscimento ecco. questo, quindi lo ricordiamo. Il 2 sì, ottobre... Non facciamo un granché, però c'è. Il 2 ottobre si festeggiano i nonni, ecco, quindi come vanno festeggiati secondo lei... quanto è importante anche per i nonni comunque ritrovare il proprio spazio, nel senso si ha magari la voglia di certo. accudire i propri nipoti, però fino a che punto? Ecco, brava, fino a che punto? Fino al punto in cui i nipoti o i figli ci mettono nella posizione di poterlo fare, proprio per il fatto che quando siamo nonni, al giorno d'oggi, con tutto quello che sta succedendo, chiaramente vengono un pochino sfruttati, nel senso che sia dal punto di vista economico che dal punto di vista di tempo molti si appoggiano in maniera estrema ai nonni, nel senso che questi nonni devono dedicarsi ai nipoti per tutta la giornata. Ora, intanto ai nipoti non fa bene, però capisco che ci siano delle persone che non hanno alternativa, per questo che la politica e il welfare deve fare qualcosa perché questi bambini possano essere presi nei nidi e che i nidi non debbano costare così tanto, che le aziende possano avere al loro interno dei nidi. Parliamo sì. delle aziende che hanno al loro interno dei nidi. Certo, sono poche, però qualcuna c'è, quindi intendo dire il fatto di poter agevolare i genitori e poi anche, visto che sono tanti genitori separati, e il fatto di poter usufruire sia di un genitore che dell'altro, quindi i nonni sia da una parte che dall'altra, perché spesso vedo questa cosa dove i nonni materni vengono più
si sentono più coinvolti. Io delle volte, appunto, come vi ho detto, no, che c'è questa associazione dei nonni, che ci sono dei nonni poi che hanno, sono arrivati ad avere anche delle problematiche estreme, addirittura per, arrivando fino al tribunale, perché non gli lasciavano vedere i nipotini. Quindi intendo dire, le situazioni sono le più disparate, da quelle più leggere a quelle più pesanti. E poi tenendo conto che i nonni, il loro mestiere di genitore l'hanno già fatto, e che quindi va bene che facciano i nonni, ma i nipoti hanno bisogno di sentire i nonni come nonni, cioè quella figura che gli riporta le cose del passato, che gli racconta un certo tipo di cose che loro non sanno, che li accompagna fuori, cioè, ma non che debbano diventare dei babysitter, perché i bambini non crescono in maniera bene con solo una figura come quella. Hanno bisogno di avere magari il nido, di stare insieme agli altri, certo, altre figure, e a parte il fatto che il nonno ha bisogno anche della sua libertà, perché ha lavorato tutta la vita e dopo i 60 anni forse ha bisogno anche di starsene o con la compagna, se hanno una moglie, quindi se c'è una nonna, e di solito al giorno d'oggi spesso sono ancora in coppia, quindi hanno bisogno della loro privacy, del loro stare insieme. Assolutamente sì. Poi ricordiamo a tutti coloro che sono in ascolto che abbiamo parlato di welfare, di nidi che costano davvero un occhio della testa, sì. Però c'è il bonus asilo nido, quindi tutti coloro che sono interessati magari non possono fare altrimenti, soprattutto mandare i loro figli all'asilo nido, possono usufruire di questo bonus. Che... Ah, c'è il bonus? C'è un bonus, non è che siano così tanti soldi, diciamo che non riescono euro. Chiaramente a coprire, no, credo vada in base all'ISE, non mi ricordo. Ah, ok. Però qualcosina è, insomma, okay. Meglio di niente, ecco, se non si può fare altrimenti. Ma ci sono anche dei genitori che non soltanto per un punto di vista economico, sapete, proprio non accettano di lasciare il bambino al nido, perché hanno ancora questo preconcetto che al nido stanno male, che al nido poi si prendono le malattie, che al nido sì. Poi hanno delle persone strane. Ma quindi secondo lei è un preconcetto, no? Perché questa storia delle malattie, sì, l'ho sentita tante volte. No, la storia delle malattie è che io non mi ricordo il nido, ma mi ricordo l'asilo, insomma, dai 3 anni in su era una continua bronchite, mio figlio una dietro l'altra, però mandavo lo stesso, cioè non è che perché si prendono qualcosa poi non li mangi. Certo, si fanno gli anticorpi. È importante per il bambino. Sì, ma sì. È anche importante per la socializzazione, è importante anche se sono molto piccoli, anche se sono, perché il nido parte da quanti mesi? Dai tre mesi, sì, sì. Ecco, dai tre poi mesi. Dipende, ecco, quindi, dal nido, però tendenzialmente è così. Appunto, quindi intendo dire, ci sono persone specializzate, persone brave, persone in gamba, che sanno quello che devono fare, il contatto con gli altri bambini, insomma, ci sono tante cose positive nel nido, e qualche genitore, a parte il fatto economico, lo fa perché ha paura che nel nido non possano stare bene, quindi gli dico sì. Anche quella è una cosa da sfatare, ma anche, e ci sono dei nonni i quali, poveretti, sono distrutti, però continuano a dire di sì ai nipoti, perché non sono capaci di dire no. E invece, come dico, a quell'età una persona anziana ha il diritto di divertirsi, di fare delle cose che prima. Pensa che a me faceva. È accaduta la cosa opposta. Io avrei voluto mandarla al nido a 6 mesi più o meno, 5 mesi e mezzo, quando sì. Ho iniziato a lavorare, invece i nonni hanno detto no. La teniamo noi fino a sì. Che lei magari non ha un anno e poco più, e poi per poi mandarla al nido. Perché i nonni hanno questa predisposizione, così come le madri hanno la predisposizione a tenersi il bambino magari in casa vicino e non mandarlo alla scuola materna, perché sono abituate ad averlo lì, non averlo sotto gli occhi. Però quello è un problema dei nonni e non è un problema del bambino. Certo. E spesso è proprio una,
una cosa che serve a loro, diciamo, più che altro che al bambino. No, beh, noi fa piacere perché così si risparmiano un po' di soldi. Comunque lei verrà mandata al nido magari quando inizia a camminicchiare, così. E quello sì, fa comodo in effetti di questi tempi risparmiare un po' di soldi, visto appunto che l'asilo nido in cui vorremmo poi mandarla fra qualche tempo costa intorno ai 400 euro al mese. Vabbè, che per te sono niente, sì. Ricordiamolo. Corriamo. Sono quelli che prendi oggi, solo sì, oggi. Esatto, solo nella puntata di oggi prendo 400 euro. Però detto questo, ecco, serve sicuramente, ha detto una cosa giusta, avere per il bambino contatto con i propri coetanei, con i compagni, sì, anche prendersi le malattie perché fa far loro gli anticorpi. Sì, certo, sì. Ma poi specialmente per i nonni devono, se i nonni non hanno niente da fare oppure si annoiano tra di loro, si devono dar da fare per costruirsi la loro vecchiaia, perché ormai vanno avanti fino a un'età notevole, intendo dire, come ha detto giustamente lei, Arianna, ci sono nonni di 45 anni, 50, ci sono anche quelli di 80. Ah, certo, sai, certo. Intendo dire, anche ad 80 anni io sento e vedo persone che si divertono a uscire, a fare dei viaggetti, a stare con gli amici, a organizzarsi delle gite, no, sì, ha diritto di avere tutto ciò. Certo, assolutamente. Ma poi in generale non è proprio, dottoressa, non è proprio sbagliato che un bambino cresca con i nonni, cioè che passi troppo, sì, tempo con i nonni. Certo, è questo che dico, che l'asilo nido è una scuola, fra virgolette, molto, molto educativa. Non dobbiamo pensare o sentirci noi madri in colpa perché vanno all'asilo nido, mentre invece se vanno dai nonni non ci sentiamo in colpa perché stanno in famiglia, no? All'asilo nido imparano molte più cose. Noi, i nonni non è che sono stati, sì, hanno alle spalle l'educazione dei figli, però è chiaro che la loro figura è quella del nonno, non è quella del genitore, quindi certo, psicologicamente davanti al bambino c'è una figura che non è quella del padre e della madre con dei ruoli ben precisi, è quella dei nonni, che sono più che altro una cosa ludica, certo, una cosa che li fa divertire, che le regole non ci sono. Poi spesso ci sono i litigi fra i figli e i nonni, perché ti porto mio nipote, ti porto mio figlio, però devi fare così, così e così, e invece i nonni non lo fanno. Non dargli i dolci, fargli mangiare questo, non fargli fare questo, e i nonni non lo fanno, perché fanno quello che vogliono loro. Sì, la maggior parte, allora, sì. Io devo dire di essere fortunata, però, perché ho una suocera che è mia complice, che salutiamo, e che salutiamo, sei in ascolto, che però è sempre d'accordo. La saluto anch'io. Grazie. E questa cosa però di portare il proprio figlio ai nonni, da giovamento anche a persone ansiose come me, perché devo dire la verità, no? Quando sono a lavoro io mi sento continuamente con mia suocera che mi manda le foto, sì, mi manda i video, però mi aggiorna. Arianna, è sbagliato per lei. Lo so che è sbagliato, però almeno Arianna, fino all'anno di età, ma di Rachele. No, non tanto per la piccola, quanto per lei, lo so, che si deve abituare il distacco da sua figlia. Ma certo, però solo sei mesi, dottoressa, poi ci sarà tempo, no, per abituarsi. Arianna, datti una calmata. A sei mesi crescono a una velocità e devono avere dei loro passaggi, chiamiamoli così, che sono importanti. Certo, per cui il fatto di stare insieme agli altri bambini o con delle persone che possono essere quelle che si occupano dell'asilo, sì, le maestre, corpo, insomma, docente, sono importanti, perché appunto non fanno parte della famiglia. I nonni poi ci sono sempre, perché non dire, un nonno così è un nonno che fa la sua parte, perché no? Dopo, non so, può andarlo a prendere all'asilo nido e tenerselo certo, uno o due finché non arrivano i genitori. Però la cosa continua, dove l'educazione è quasi esclusivamente, perché se noi lavoriamo
torniamo alle 7, alle 8 di sera, insomma, secondo me non è che vada tanto bene per il bambino. Ma assolutamente, infatti quella sbagliata sono io che sono troppo ansiosa, quindi devo che sapere l'ansia, ogni sì. ora devo avere aggiornamenti. Esatto. Quindi vabbè, magari ti passerà col deve tempo, no? Deve fare un po' sì. di allenamento, deve fare un po' di allenamento, dire adesso sì. è passata soltanto un'ora, aspetta che oggi arrivo ad un'ora e mezza. Sì, sì, lo sa che lo sto facendo, piano brava, piano, solo che brava. C'è Franca, mia suocera, mi batte sul tempo, quindi me lo manda lei il messaggio perché mi conosce. Bisogna dirglielo, Franca, fa finta di niente. Dottoressa, continuiamo a parlare in questo caso, nella seconda parte, di sesso in relazione proprio ai nonni, quindi sesso tra persone certo. anziane. Fra poco intanto un po' di buona musica che ci propone il nostro Davide Checchi e poi torniamo qui con la nostra dottoressa Serena La Salomoni. Che musica, maestro! Che musica sexy, mio caro Davide. Mamma mia, è la musica che ci vuole. Quanto sprint in Quanto questo sprint. Venerdì mattina 30 grazie. Settembre grazie 2022. Alle 7:45 torniamo in onda. Ricordiamo che il mio intestino comunque si fa sentire, eh? Sì, ma meno male che non siete voi uomini a portare avanti la specie, perché altrimenti con un minimo di dolore allo stomaco. Sì, oh, un minimo di dolore. Io ho lavorato con la panza fino al settimo mese, con i peggio vabbè, dolori non mi sono mai lamentata. Vabbè, ma che vuol dire? Ma non è un vero, dai. Diverso. Stiamo scherzando, tutto questo perché noi lo portiamo avanti grazie al caso. No! Davide Checchi in regia, un applauso, ha ragione. È vero, anche grazie a voi che ci riproduciamo. Ed è così che muore la libertà, sotto scroscianti applausi. Vabbè, siamo qui Citazione. Con la nostra dottoressa Serenella Salomoni e abbiamo parlato finora dei nonni, di questa figura molto importante per i nipoti, per i figli e quant'altro, che si celebrano il 2 ottobre, quindi domenica questa sarà la festa dei nonni, quindi grandi festeggiamenti. Ecco, ricordatevele. Ecco. Ricordatevi, tanti auguri a tutti i nonni. Non posso solo fargli... per parcheggiare proprio i nipoti, sì. mi raccomando. ma dai, ma non se ne dimentica. E li facciamo lunedì, dai, non si fanno gli auguri prima, porta sfiga. Dopo è peggio, scusa. Vabbè, detto questo, ci scrivono al 334-9229-505, grande dottoressa Serenella Salomoni, sempre in ascolto, ascoltatore che non si firma o ascoltatrice. Altro messaggio. Grazie, infatti, da quando mio nipote tutti i weekend a casa non si fa più niente, nemmeno una cena fuori. Questo ce lo scrive ecco. evidentemente un nonno o una nonna. Anche in questo caso firmatevi, mi raccomando, così vi salutiamo. Sì. E in effetti è vero. E appunto in relazione a ciò non si fa nemmeno più sesso, perché noi pensiamo sempre che il sesso dopo una certa età sparisca. Quando ne stavamo parlando in apertura di trasmissione sì. con Lele Martinelli, lei le ha chiesto proprio questo, ha detto ma perché le persone anziane fanno ancora sesso? Sì, cioè io sono rimasto un quanti po'. Quanti anni ha Lele? 28. Lele, quanti anni? 28. Ecco. E ne farà sicuramente meno delle persone anziane. Aspetti, fra 40 e 50 anni vedrà che ci verrà a farlo ancora. No, certo. A me ha fatto ridere la cosa che Arianna mi ha spiegato. L'ho detto, ah, beh. Cioè, nel senso, ho pensato, magari, come diceva lei prima, dottoressa, cioè, come dire, avere libertà. Ok, per costruirsi una vecchiaia dignitosa, eccetera. E non è la prima cosa a cui vado a pensare il sesso. Okay? Invece sì, semplicemente questo. Poverini. Invece sì, perché il sesso chiaramente nel nostro percorso di età cambia. Mm-hmm. E perché una persona che invecchia non ha tutte le situazioni fisiologiche che ha quando è giovane, no? Quindi ci sono nella persona di una certa età delle problematiche sia fisiologiche che psicologiche, perché non avendo più le risorse della gioventù, magari c'è anche qualche malattia, c'è poi il fattore psicologico, perché a tutt'oggi sembra che il sesso negli anziani sia diventato un tabù, o io dico che nella parte opposta diventa una cosa senza pudore, nel senso che non è, è troppo sbattuto anche quello nei social,
nei media, perché diventa anche quello un argomento nel quale dobbiamo parlare e che fa audience. Mentre in effetti la sessualità dell'anziano è molto legata all'affettività, quindi non è vero che gli anziani non fanno sesso, gli anziani fanno come sesso. Diciamo l'Arianna. Ci sono dei giovani che pensano che, ma come, a una certa età non si fa più sesso. Oh, diciamola questa cosa. È vero. E magari, come c'è ci scrivono nostro ascoltatore, Emanuele è anziano dentro. Sì. Ci scrive proprio questo, che credo sia Andrea, che salutiamo. E quindi magari una persona, un ragazzo di 28 anni, fa molto meno sesso rispetto a un pensionato di 50, di 60, una o 70, di... anzi, tempo, sti tempi. È vero. Più a casa. A quanti anni? Magari a 70 anni fai più sesso perché di stai quanti? In pensione. Di quanti ce n'hai tu? 28 o 30, che ne ma so. Se uno che ha l'età mia fa meno sesso di uno che ha 70 anni, mi dispiace per quello che ha l'età mia. Ho capito, posso dirlo. Però insomma, mi piace anche a me, però guardi che è proprio così, perché io ho delle coppie di persone abbastanza giovani, perché come vi ho sempre detto, da me vengono persone che non hanno più di 50 anni, difficile che una persona più in là con l'età abbia voglia di cambiare o di mettersi in psicoterapia, purtroppo, perché potrebbe farlo più, insomma, sì. Intendo dire meno spinte per farlo, si vergogna, non vuole, eccetera. Sì. Quindi intendo dire che quando vedo coppie di questa età, quindi giovani, che mi dicono non abbiamo tempo di fare sesso, la sera torniamo a casa distrutti, ci mettiamo sul divano e ci addormentiamo. È vero, capita. Allora, Lele, com'è questo fatto? Esatto, glielo diciamo. Come la mettiamo adesso? Ma io ne sono testimone di questa cosa qui, perché arriviamo davvero durante la settimana stanchissimi, quindi... poi può capitare il giorno in cui siamo più sprint, no? Un po' di più e magari... Sì, ecco. Sì, però quante volte... Esatto, esatto, è questo. Col fatto del... forse il Covid con il lockdown in qualche maniera ha un po' anche aiutato. È ha vero. Fatto vedere anche i difetti, ma forse ti ha fatto vedere anche i pregi del fatto di stare più insieme. Ah, è vero. L'anziano in effetti ha più tempo. Quindi se ho più tempo di stare con te e ho più tempo di avere un'affettività che ci tiene più vicini, quello diventa importantissimo per la mente e per il corpo. Certo. Muove endorfine, muove tutti gli ormoni della felicità. Quindi devo dire, e ritorna questa unione corpo-mente che è sempre importante nella nostra vita, e la qualità di vita sicuramente di un anziano migliora tantissimo. Uno, perché vuol dire che ha qualcuno vicino. Hanno fatto una trasmissione su Rai 3, mi pare, tempo fa, proprio sulle coppie di anziani che si trovavano. Era carinissima quella trasmissione perché faceva vedere che anche in età avanzata, perché c'erano anche coppie piuttosto in là con l'età, potevano ritrovarsi, cioè potevano ricominciare una storia d'amore. Quindi intendo dire che non dobbiamo guardarla come un tabù, perché il corpo non ha più lo sprint che vediamo nei giornali delle persone giovani. Non c'è bisogno di pensare o di portare la sessualità dell'anziano al livello del devo sbatterla sui giornali o devo farla in una maniera come fanno nei porno, esatto. Appunto, è sicuramente una sessualità che cambia, ma perché noi fisiologicamente cambiamo. Ma poi e a proposito di porno, positiva, prima Lele Martinelli stava cercando nonni e sesso. Ah, sì. Ecco, e sei capitato nei siti porno. C'erano solo esatto. Ma anche amatoriali, quindi questa... No, non lo so perché non sono entrato. Di però... nonni amatoriali che fanno sesso. Quindi sì, questa è dimostrazione che a una certa età si continua a farlo. Sì. Comunque,
Allora chiedo scusa a Giacomino che ci ha mandato un messaggio e per sbaglio non so perché si è incastrata la tastiera, sì, e ho mandato un messaggio tutti a tutte a praticamente e, però prima ci aveva scritto un messaggio lui e sì, scrive: vi posso garantire che a 70 anni si fa, sì, il come ed è anche più da specialista, sì. Volevo dire garantire, ecco, certo, posso garantire, certo. Vabbè, poi certo, ci teniamo anche, ci tengo a sottolineare che nessuno ha detto che a 70 anni non si fa, semplicemente il discorso è che faceva un così, si pensa tendenzialmente più alla costruzione, diciamo, di una serenità a quell'età in altre direzioni, ma magari dicendo? È sbagliato, ma perché vuole, se ne parla poco e quindi non si sa questa cosa. La serenità è però anche questo, però. Ma certo, cioè, assolutamente. Tutto no, si pensa, intendo in generale, si pensa meno a quella cosa lì, giusto, dottoressa? Ma per un luogo comune, non, cioè, non perché. Sì, ma più che altro è sempre legato al tabù, perché da un lato noi non pensiamo ai nostri genitori come a genitori che fanno sesso, difficilmente un figlio ha nella sua, c'è il complesso di Edipo, certo, questi passaggi, quindi ai nostri genitori così, e ai nostri nonni men che meno, certo, intendo dire che non li viviamo così, però invece nella qualità di vita di una persona anziana il fatto di avere vicino una persona che ha una sessualità che è legata alla tenerezza, al corpo, alle carezze, allo stare vicini, sì, a sentire anche il desiderio, che chiaramente deve essere poi vissuto in un'altra maniera, perché come abbiamo detto fisiologicamente non siamo come prima, però il fatto appunto di questa complicità aiuta tantissimo, aiuta a vivere di più. Assolutamente, certo. Dottoressa, mi prendo due minuti prima di salutarla, perché purtroppo il tempo stringe, vede come sì, vola, per leggerle dei messaggi che ci stanno arrivando al 334-9229-505. Sì. Adesso allora mi spiego perché mia nonna una volta a settimana si alza con la schiena bloccata, poi ancora... Parole forti. Vabbè, il simpaticone di turno. Poi, ciao ragazzi. Ragazzi, io ho 28 anni e convivo da 2. Sì. Faccio molto meno sesso di quando non convivevo. Parliamo di 2-3 volte al mese contro... No, dai, 2-3 volte al mese. Sa male, contro le 2-3 volte che facevamo solo nel weekend. Sì. Aspetto con ansia la pensione. No. Madonna. L'importante è, secondo me, avere una regola anche lì. Cioè, stabilire mentalmente con l'altro. Sì. Ma non che te lo dici, cioè che viene naturale. Sì, sì. Non lo so, una media di 2 volte / 3 a settimana. È uno schema che viene... Sì, anche se convivi. E sì, poi dice che da vecchi Giacomino si pensa anche più al contorno. Io non ho capito in che senso il contorno. Al contorno, magari l'insalata, le patate. Il contorno è quello che non è il sesso classico, ma tutta l'affettività, i preliminari. Ah, certo. Simile, accarezzarsi, quello è il contorno. Certo, ma esatto. Dottoressa, ma lei ha notato un cambiamento? Prima dicevamo i classici due, la coppia che torna a casa, è stanca e non riesce, eccetera. Ha notato un cambiamento negli anni dei trentenni, dei quarantenni in questo? Cioè adesso è meno rispetto a prima? Sì. Sì, è quello che vi volevo dire prima, sì, perché è chiaro che io ho un osservatorio particolare, perché qui vengono le coppie che poi questa cosa li porta magari ad avere dei problemi. Certo. Però il fatto di non impegnarsi a dire: ma perché non abbiamo più quella spinta di prima? Perché non ci dedichiamo un po' di più a noi stessi? Perché non ci prendiamo un po' più di tempo? Dopo va a finire che quando siamo anziani ormai abbiamo perso le abitudini, le buone abitudini, quindi certo, facciamo molta più fatica. È vero. In effetti, quando c'è l'anziano che li vediamo ingrugnati, incattiviti, che magari si trattano male. Ma anche tanti giovani, dottoressa. Quindi consigliamo. Certo, è proprio da quello. È proprio da quello. Consigliamo cosa, a tutti di far più sesso. Sì, certo, la non complicità della coppia, perché
in effetti il sesso ti aiuta anche a stare più vicino all'altro, certo. Certo. E sentirlo più tuo, ecco. Quindi se volete approfondire questo discorso, l'argomento sesso, nonni e quant'altro, serenellasalomoni.com.it, non mi ricordo. Punto it. Vabbè, comunque basta e che poi cercate. Li trovate anche su YouTube. Su YouTube. Certo. Sulla basta cercare Serenella Salomoni su Google e davvero vi comparirà il mondo e tutti gli argomenti anche dei quali abbiamo parlato qui su Radio Cusano. Dottoressa, come sempre è un piacere parlare con lei, il tempo vola, ma purtroppo dobbiamo salutarla, quindi buon weekend. Buona festa dei nonni buon anche a lei. Abbiamo scoperto siamo nati anche lo stesso giorno, per cui più di così meglio di così.